La volta scorsa ho introdotto Gmail, che è il programma per gestire la posta elettronica della suite di Google. Ora oggi vediamo brevemente Outlook, che è la controparte dell'ambiente Microsoft. Molte scuole sì, hanno adottato G Suite ed è una scelta assolutamente legittima. Altre hanno adottato l'ambiente Microsoft, quindi Office 365. Al di là di quale prodotto sia meglio di un altro, sicuramente è innegabile che la scelta di utilizzare Office 365 è una scelta in parte vincente, in quanto le società, tutte le aziende, insomma, in ambito professionale si utilizza massivamente, lo sappiamo tutti, Word, Excel, PowerPoint e anche Outlook, che è un po' il punto di riferimento di tutti i programmi di posta elettronica. Quindi formare dei ragazzi già all'utilizzo di questi strumenti che devono usare quotidianamente proprio per la scuola è sicuramente una scelta non sbagliata. Oggi vediamo un po' come gestire la procedura Outlook che permette di gestire la posta elettronica. Anche qua vediamo un attimo prima come è costituita, come è il modello organizzativo di Microsoft. Microsoft ha pensato ad una cassetta postale, che è il recipiente all'interno del quale verranno recapitate le mail indirizzate a voi e da lì voi effettuerete tutte le operazioni necessarie. Questa cassetta postale è fisicamente ubicata sui server di Microsoft, rimane là, salvata in qualche azienda piena di server e tutti i vostri dati sono salvati da qualche parte su qualche disco fisso. Per accedere alla vostra cassetta postale, voi avete sostanzialmente due sistemi. Il primo è quello di accedere in modalità live, ossia in modalità web, alla vostra cassetta, utilizzando semplicemente un browser. L'altra possibilità, invece, è quella di utilizzare un programma che è installato sul vostro computer e che si chiama Outlook. Utilizzare Outlook programma non preclude la possibilità poi di usare in certe occasioni la parte web, potete fare un utilizzo anche misto. Qual è il vantaggio di utilizzare Outlook? Sicuramente la possibilità di avere qualche strumento in più. E non da ultimo il fatto di non dipendere dalla rete, mi spiego meglio. Certo, per ricevere una mail o per inviare una mail dovrete essere in rete, ma Outlook sincronizza sul vostro dispositivo, quindi ad esempio sul vostro computer, gran parte della posta elettronica. Quindi voi potete lavorare anche offline, perché la posta è già in pancia al computer, quindi non ha bisogno di collegarsi alla rete per farvela vedere. Voi potrete preparare delle mail, spostare, fare tutto quello che volete, classificare come letto, aggiungere dei contatti, eccetera. Nel momento in cui il PC avrà la connessione, sincronizzerà la procedura Outlook con la cassetta postale salvata nei server Microsoft. Vediamo al PC come per accedere alla casella postale tramite il web potete aprire il vostro browser e andare su outlook.live.com. Qui vi verrà fatta richiesto l'accesso alla procedura, inserite quindi le vostre credenziali utente e password e vi trovate immediatamente all'interno della procedura. Come è costituita? Allora, qui in alto avete i dati del vostro account e con questo ingranaggio potete immediatamente andare a modificare alcuni parametri. Voi lo vedete probabilmente così scuro perché io ho attivato la modalità scura, che è questa. La modalità scura è quella che mette tutto scuro ed è una modalità che io prediligo anche sullo smartphone perché non mi ammazza gli occhi, preferisco meno luce e quindi la modalità scura mi permette di avere un contrasto minore. Qui c'è la possibilità di avere o meno attivata quella che lui chiama posta in arrivo evidenziata, che io vi consiglio di andare a togliere, perché la posta in arrivo evidenziata va a creare qui in alto un'etichetta chiamata altra, nella quale lui andrà a salvare determinate mail che riterrà meno importanti o più importanti rispetto alle altre. Quindi io la vado a togliere e voglio un unico contenitore dove arrivino tutte le mail. Questo è un po' quello che fa anche Google con i social, non so se riguardate, che abbiamo visto nel precedente video.
qui avete la possibilità di abilitare le notifiche sul desktop, quindi Microsoft Windows farà uscire un pop-up alla ricezione di una nuova mail, e avrete qui avete alcuni stili di visualizzazione, cioè più o meno compatta, eccetera. E qui ancora dei temi che potete applicare per abbellire, diciamo, la vostra posta elettronica. Avete qui, ci sono le cartelle, le famose cartelle in arrivo, le cartelle della posta inviata, della posta eliminata, eccetera. E avete da qui, sotto il menu cartelle, sempre la possibilità di andare a creare nuove cartelle, ad esempio per classificare le mail e raggrupparle per interesse, per argomento, per mittente, come volete voi. Ad esempio, io posso creare una cartella che chiamo prima C, supponendo che sia il nome di una classe. Perfetto. E qui ho la mia cartella prima C. Poi io dalla posta in arrivo posso sempre prendere una mail e trascinarla all'interno della classe prima C, così che io qui dentro abbia tutte le mail di quella classe. Allora, innanzitutto vedete che io adesso ho compresso tutto. Outlook mi mette preferiti, cartelle, gruppi. Cartelle sono tutte le cartelle della posta elettronica, mentre in preferiti sono quelle che io voglio vedere in alto. Questo perché chi lavora molto con la posta elettronica ha tantissime cartelle. Io dal punto di vista professionale ho centinaia di cartelle, quindi la lista delle cartelle va verso il basso, però quelle che uso più di frequente sono 10, 15, non di più. Quindi se prima C fosse una cartella di quelle che uso più frequentemente, clicco sopra con il tasto destro, aggiungi i preferiti e questa andrà qui in alto. Ad esempio, bozze potrebbe non essere una cartella preferita, per cui la rimuovo e qui in alto tengo solamente le cartelle a cui devo accedere più spesso. Se andate ancora un po' a sinistra, vedete che qui avete il calendario, dove potete andare appunto a salvare i vostri appuntamenti. Quindi ci cliccate sopra, potete mettere un titolo, invitare dei partecipanti a questo evento che io ho generato, stabilire un orario, eccetera. Potete anche collegarlo direttamente a Teams, però questo l'abbiamo visto già in un altro video. Qui ancora più sotto abbiamo le persone. Qui possiamo andare a definire i nostri nuovi contatti. Ad esempio, nuovo contatto, signor Paolo Rossi, nome assolutamente di fantasia, metto un indirizzo di posta elettronica. Più informazioni salvate nel contatto, più avete classificato, schedulato la vostra persona, e questa andrà a crearsi all'interno dell'elenco dei contatti. Qui in alto, dove io ho fatto nuovo contatto, posso anche andare a definire un nuovo gruppo. Un gruppo non è nient'altro che un insieme di contatti. Allora, supponiamo che questi contatti siano dei miei colleghi e quindi ne ho qualche decina di contatti. Posso creare un gruppo ristretto, il gruppo inerente ad una classe, un gruppo inerente ad un interesse particolare, e quindi quando io vado a creare una nuova mail, anziché andare a mettere tutti i destinatari uno per uno e mi devo ricordare tutti chi sono, ad esempio per un certo consiglio di classe, posso creare un gruppo, chiamarlo consiglio di classe prima C, e lì dentro andare a salvare tutte le persone che dovranno partecipare a questo consiglio. Facciamo un esempio. Io ho solo 3 contatti, andiamo a creare un nuovo gruppo, G-Test per brevità. Ok, creo il mio gruppo, mi chiede chi voglio inserire Caio e Tizio. Aggiungi membri, Tizio, perfetto. Perfetto, ho creato ora il mio gruppo. Quindi se io torno ora sulla posta elettronica, posso aprire un nuovo messaggio di posta elettronica e anziché scrivere Caio, scriverò G-Test. Vedete che lui mi identifica subito il gruppo, oggetto invito, e qua scriverò la mia mail. Questa mail, quando la invierò, verrà inviata a tutti i contatti che sono presenti all'interno del gruppo G-Test. Clicco sulla bustina e torno alla mia posta elettronica. La mia posta elettronica che permette ad esempio di... vedete che qua ci sono dei tastini, qui possiamo... vedete che c'è questo simbolo di una spilletta? Posso
mettere un pin, viene chiamato pin o spillettina, per mettere i messaggi che ritengo più importanti e che voglio avere sotto mano nella parte alta della posta elettronica. Così li avrò sempre in alto e i nuovi messaggi che arriveranno partiranno dopo quelli pinnati e cominceranno sotto in ordine di data o quant'altro. Andando invece con il mouse sopra la bandierina, è possibile, cliccando con il tasto destro, scegliere un promemoria. Ad esempio, per questa mail, non a caso, posso chiedere che mi venga ricordata la prossima settimana. Quindi lui mette una bandierina per ricordarmi che è stato messo in evidenza il messaggio e la prossima settimana mi arriverà un pop-up per ricordarmi che c'è qualcosa da fare in merito a questa mail. Tornando sull'ingranaggio che abbiamo visto all'inizio, se voi scorrete in basso, avete il menu Visualizza tutte le impostazioni di Outlook e qui avete tutte le impostazioni, questa finestra è divisa in tre parti. Qui c'è quello di cui state parlando, quindi generale, posta, calendario oppure persone. Io ora vado su posta. Qui abbiamo che cosa della posta voglio andare a modificare, in questo caso è selezionato layout, e qui abbiamo le possibilità di scelta del nostro layout. Quindi vedete che per ogni tipo di argomento della posta abbiamo dei parametri che possiamo andare a settare per meglio regolare il funzionamento della posta elettronica in base alle nostre esigenze. Qui abbiamo ad esempio regole, vedete che io ho già una regola che inoltre tutto l'ho chiamata, quindi se arriva un messaggio, questo messaggio mi viene girato automaticamente sull'indirizzo Gmail. Io posso aggiungere una nuova regola, dare un nome alla regola, ad esempio regola 2, ma vi invito a dare nomi più parlanti. Seleziono una condizione, la condizione è quando viene applicata la regola, ad esempio se proviene da un indirizzo, oppure se il mio nome è tra la riga per conoscenza o per direttamente per A, oppure se nell'oggetto è presente una determinata parola. E insomma i motivi possono essere tanti. Supponiamo che io scelga da e metto che voglio creare una regola per tutte le... Scusatemi, c'è stata una defiance della mia macchina fotografica. Stavo dicendo, ho creato una regola che definisce, ho chiamato Reg2, che tutte le mail che mi arrivano dall'indirizzo di Caio debbano fare qualcosa. Che cosa? Vado a definire quindi l'azione. L'azione sono che, ad esempio, la mail venga spostata direttamente, questo è un esempio, mi chiede dove nella prima C. Quindi io salvo. Ora ho salvato questa Reg2 che poi posso comunque andare a modificare o eliminare successivamente, che alla ricezione di una mail da parte di Caio va a spostarla automaticamente all'interno della cartella prima C. Come vi dicevo, la possibilità di utilizzare il web è solo una delle possibilità. L'altra è utilizzare la procedura Outlook che deve essere installata sul nostro computer. Se noi andiamo a richiamare la procedura, questa parte, e va a sincronizzare tutto ciò che è stato fatto all'interno del web. Quindi ciò che si vede è la medesima cosa. Solo che questo è un programma che stiamo utilizzando e non una visualizzazione di un sito. Quindi la gestione è un po' diversa. Anche qui in alto vedete che abbiamo sempre i nostri preferiti e vedete che è andata automaticamente la cartella prima C nei preferiti. Qui abbiamo le nostre cartelle di posta, con il tasto destro possiamo crearle, rinominarle e andarle a gestire, e all'interno della posta in arrivo possiamo andare a vedere i nostri messaggi. Anche qua abbiamo la possibilità, ad esempio, di marcare con la bandierina i messaggi e possiamo aggiungere dei promemoria, anche più semplicemente che la parte web. Quindi io infatti uso, ad esempio, cliccare aggiungi promemoria e vado a segnare, ad esempio, il giorno che voglio ricordarmi di questa particolare mail perché devo fare qualche tipo di attività, supponiamo le ore 17, per cui vado a creare questa bandierina che va a ricordarmi che c'è un promemoria. Al raggiungimento di quella data mi arriverà un pop-up, un messaggio che mi ricorda che devo fare questo tipo di attività. Anche da qui, vedete, cliccando su regole, è possibile andare sul menu gestisci regole e avvisi. Qui arrivano tutte le regole, vedete che ritrovo la Reg2 che sono andato a crearmi, la posso gestire anche da qua, posso creare nuove regole,
la creazione è guidata, quindi molto semplice, vi fa quindi selezionare qual è il cos'è che innesta la regola, qual è l'azione da fare e quando applicarla. Quindi è tutto molto intuitivo e molto semplice. Ricordatevi dell'esistenza delle mail, perché ad esempio in questo caso, quando un messaggio mi arriverà da Caio, verrà messo nella prima C, ma non mi verrà data nessuna notifica del fatto che la regola ha lavorato. Quindi potrei perdermi delle mail perché non vado a leggerle. Dal programma è possibile, vedete che in prima C c'è scritto 1 qui di fianco, ecco 1 perché contiene una mail, però vi faccio vedere un'altra cosa, prendo un'altra mail e la sposto dentro, ne sposto dentro qualcuna, vedete che ora nella cartella prima C ci sono 3 mail, eppure il programma me ne segnala una, questo perché? Perché le altre due sono state lette. Cliccando, e mi dice quindi ne hai ancora una da leggere, cliccando con il tasto destro su prima C posso andare a selezionare proprietà e ad esempio chiedere che mi venga mostrato il numero totale degli elementi. In questo caso vedete che tra parentesi quadre appare un 3, 3 sta a significare hai dentro 3 mail. Vi faccio vedere una cosa molto carina, quando voi andate a creare un messaggio di posta elettronica che dovete mandare a qualcuno, potete nelle opzioni andare a fare ritarda recapito. Quindi ad esempio oggi è il 21, possiamo dire ritardalo per le 18. Vedete, io faccio così, scrivo la mia mail, ok, la mando ad esempio a Caio, ok, la invio. L'oggetto, scriviamo test, la invio, la mail in realtà non è partita. Outlook la tiene dentro di sé, la tiene in pancia sino all'orario che ho indicato e poi la inoltrerà successivamente. Questa è una cosa molto carina e in determinati casi può essere utilizzata. Andando su Visualizza avete la possibilità di abilitare o meno mostra come conversazioni. Questo veniva anche in Google, ossia vi permette di vedere accorpate le mail che sono state generate da un bot e risposta, oppure, come preferisco io, tenerle separate. Quindi ad ogni risposta mi apparirà una mail diversa, ma sono assolutamente gusti personali. Quindi avete visto la possibilità di gestire posta elettronica dal programma oppure dall'ambiente web, scegliete quello che vi è più congeniale. L'ambiente web ovviamente può essere richiamato da più postazioni se siete a scuola, se siete a casa, ovunque siete. Vi do un consiglio, se utilizzate l'ambiente web accedete sempre in modalità anonima. Quindi aprite il browser, qualunque browser voi apriate, qui nel menu avete modalità di navigazione in incognito. La modalità di navigazione in incognito non serve per non farvi spiare da qualcuno durante la navigazione, ma ha la particolare funzione di dimenticarsi tutto una volta chiusa. Quindi voi avete gestito la vostra posta elettronica in questo ambiente, avete finito, chiudete il browser. Una volta chiuso, il browser dimentica completamente qualunque cosa e questo evita che qualcuno che vi arriva dopo di voi possa collegarsi al vostro PC con le vostre credenziali che sono rimaste per qualche motivo memorizzate nel browser. Spero che questo video possa esserti stato d'aiuto, mettimi un like se ti è piaciuto, iscriviti al canale per non perdere i prossimi. Ciao!